Buona settimana a tutti, ben ritrovati con Ex Cathedra, la nostra pillola quotidiana. Allora, parliamo di quest'ultima vittoria in campionato del Foggia, che è arrivata ieri nella nona giornata di andata e che, come dire, ha inaugurato questo trittico terribile di derby che si profila all'orizzonte per i rossoneri di Zdenek Zeman. Era fondamentale, importantissimo, iniziare subito con il piede giusto. Il Foggia lo ha fatto e quindi può preparare con la testa libera l'impegno infrasettimanale del San Nicola contro il Bari in programma mercoledì sera. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Gli ultimi 90 minuti di campionato ci hanno restituito una formazione decisamente diversa da quella spocchiosa, anche un attimino, come dire, arrendevole, che avevamo visto 7 giorni prima al Barbera contro il Palermo. Il Foggia ha vinto di misura grazie al quarto gol stagionale di Alexis Ferrante, una partita scorbutica che nei primi 20 minuti aveva, come dire, regalato soltanto sbadigli. Poi due bagliori, i due pali consecutivi con i due grandi interventi del portiere ospite hanno fatto capire che la gara poteva andare in discesa per i rossoneri, che poi al 32esimo hanno trovato il guizzo vincente con l'italo argentino a conclusione comunque di una manovra davvero esemplare, geometria perfetta di quelle che sul terreno di gioco sa disegnare soltanto un maestro come Zdenek Zeman. Non è stato un Foggia bellissimo a vedersi, un Foggia però estremamente redditizio, il Foggia che in buona sostanza vorremmo vedere nel corso di questa stagione, Foggia cinico che insegue il risultato e lo ottiene magari anche attraverso il minimo sforzo. È una vittoria di platino perché porta il Foggia in classifica, lo fa risalire fino al quarto posto, una posizione di classifica evidentemente sotto certi versi anche in attesa ad inizio di stagione, che farà ritrovare il sorriso anche al patron canonico, che per la verità abbiamo visto decisamente fin troppo ombroso nell'ultimissimo scorcio di stagione. Canonico che, come saprete, torna, come dire, da ex, fra virgolette, nella sua Bari, nell'attesissimo derby di mercoledì sera. Ma su questa partita evidentemente torneremo nei prossimi giorni. Per ora godiamoci questo successo, godiamoci il Foggia di Zdenek Zeman, che contro tutto e contro tutti comunque è lì, nelle alte sfere della classifica. Vi aspetto domani. Ciao.